Benvenuti su Mito Dolcino, io sono Simone Mariam. Oggi abbiamo due ospiti molto speciali e graditi, Gerald Celente dagli Stati Uniti, editore del Trends Research Institute e della rivista settimanale Trends Journal, e autore di bestsellers quali Trend Tracking, Trends 2000 e What ZZ Gave Honey Boy. E anche Angelo Giorgianni, segretario di OMV e magistrato. Ringraziamo anche Giovanni Forzano per il lavoro di interpretariato. Allora, voglio fare una brevissima premessa prima di cominciare. E diciamo che sono tempi bui, il potere tecnocratico sembra invincibile. Io ho detto sembra perché secondo me qualcosa sta cambiando e la storia ci insegna che anche il regime più forte è in realtà fragile ed è sostenuto da piedi di argilla. Secondo me oggi sempre più persone vedono questi piedi d'argilla. Chi non li vuole vedere o è un colluso o semplicemente ha aderito per fede a quella che ormai assomiglia sempre più a una religione. Detto questo, io voglio ringraziare i nostri ospiti. Grazie Gerald e grazie Angelo per aver accettato il nostro invito. Grazie a te. Grazie. Ok, iniziamo. Vorrei aprire l'intervista parlando di come è iniziato il Covid in Italia. Cioè, sappiamo che il COVID è scoppiato in Lombardia. Non è mai veramente approdato al sud, che se ne dica. E il luogo in cui è partito tutto in Italia è molto vicino a Pontida, che è anche sede della Lega. Sappiamo che la Lega ha in sé una forte vena separatista. Inoltre l'Unione Europea sembra voler ripetere l'operazione Alarico, quella voluta da Hitler per creare lo Stato fantoccio nel nord Italia. Noi siamo qui per chiedere supporto della comunità italoamericana, che sicuramente ama più l'Italia di molti italiani nati in Italia. Gerald e Angelo, io vorrei un vostro commento su questo, cioè come possiamo impedire la dissoluzione della nostra amata patria? Giovanni? I'd like to open the interview with the first question is how COVID spread in Italy. And because we know that COVID really didn't spread along all the peninsula, but just stay around Lombardia and didn't go along the south. And next, we know also that this happened near Pontida, that is also the Lega main and the first is a very popular place The headquarters of Lega is headquarters Pontida. of Lega, sorry, and that is and Lega inside of its roots as a separatist movement, and maybe it comes from European community that want to set up a new operation Alarico in order to divide Italy. And so we ask for support of Italian and American foundation that maybe loves Italy more than Italians, because we want to avoid the dissolution of our loved country. So I would like to have an opinion. I would like to have a comment by you, Gerald, and also Angelo about that. How do we stop the dissolution of our country? It's a very difficult problem to give it one quick solution. What has to happen is that there used to be a saying in the United States, "United we stand, divided we fall." There's another expression from one of the founding fathers, Samuel Adams. "It does not take a majority to prevail, but rather an irate, tireless minority." We have to unite under a new umbrella. It's as simple as that. Ok, Giovanni vuoi, vai. Molto difficile dare una soluzione che sia rapida ed efficace. Ci sono molti modi di dire qua negli Stati Uniti che rappresentano questa situazione. Uno che mi viene da dire è che dobbiamo ripararci tutti sotto lo stesso ombrello. Giovanni, ci sei?
Sì, non si è sentito? No, sì, No, però... è che sì, non, del resto non l'ho preso bene. Ok, can you repeat after when you say that we do have to unite under the same umbrella? Aspetta, what did you say? Because Giovanni didn't get it properly. Yes, I didn't get the center part, I'm sorry. Yeah, we have to unite under one umbrella. And as I said, there was a saying, united we stand, divided we fall. Ah, yes, e c'è un altro modo di dire che dice che uniti, cioè uniti restiamo in piedi, uniti ci imponiamo, ma divisi cadiamo. Cioè uniti restiamo in piedi, ma divisi cadiamo. Okay. The other part of it is, there's a quote by Samuel Adams, who was a founding father. There is a? Go on. C'è una frase una citazione di Samuel Adams, che è un padre fondatore degli Stati Uniti, uno dei padri fondatori degli Stati Uniti. Okay. It does not take a majority to prevail. Giovanni, vuoi tradurre? Mi sta saltando l'audio di continuo. Non allora so te la traduco io. Non ci vuole una maggioranza per prevalere? But rather an irate, tireless minority. Ma una minoranza infaticabile e molto competente, ecco, diciamo. Keen on setting brush fires of freedom in the minds of men. Che sia disposta a creare dei focolai di libertà nelle menti degli uomini. So it doesn't take a lot of people, it takes a minority of people with passione that will fight for freedom. Ok, Giovanni, vado io, vai tu? L'hai sentito? No, quindi non c'è bisogno che sia la maggioranza, ma c'è bisogno che sia anche la minoranza, ma molto determinata a combattere per la libertà. Ok, Gerard, you can go on if you... So, it needs to be a new movement, and the movement is Italy for Italians. C'è bisogno di un nuovo movimento, il nuovo movimento deve essere l'Italia per gli italiani. And again, when you go back to the beginning of Cinque Stelle and Lega, weren't they going to pull out of the euro? Di nuovo, quando andiamo a vedere le origini del Cinque Stelle e della Lega, cosa dicevano riguardo all'euro? Andiamo a uscire. So they lied to the people that supported them, and they brought in one of the biggest bankster mobsters in the world, Mario Draghi. Quindi hanno mentito i loro elettori e li hanno portati nelle mani di uno dei più spietato banchiere lobbista del mondo, Mario Draghi. What is he? He was the head of the Bank of Italy. He was with the World Bank. He was the head of Goldman Sachs European Division and the head of the European Central Bank. So what they've done is they have brought in the globalist to run the country. Quindi se guardiamo cosa ha fatto, lui è stato capo della Banca d'Italia nel Fondo Monetario, è stato capo della Goldman Sachs, della divisione europea, capo della Banca Centrale Europea. Quindi cosa hanno fatto questi? Hanno portato il globalista al potere centrale. So the message is very clear. Il prossimo passo è molto chiaro. Yeah, it's keep Italy for the Italians. Italy is Italians. You bring the two together. It's our country. We are Italians. We are not Europeans. We are not Germans. We are not Belgium. We're not Netherlands. We're not France. We are Italian. Don't you tell us what to do with our culture.
Quindi il prossimo passo è semplice, lasciare l'Italia agli italiani. Noi non siamo europei, noi non siamo belgi, noi non siamo tedeschi, noi non siamo francesi, noi siamo italiani, lasciateci amministrare la nostra cultura. And that's your message. The message is to make it simple. Anti-immigration, anti-establishment, anti-vax, anti-tax, and pro-freedom. Fammi aggiungere questo. Bisogna essere anti-establishment, anti-vaccini, anti-sistema, ma pro-libertà. That's your platform. Okay. And it's to bring the country back to the people. It's the people's country. It's not the government's country. And that's what everybody gets wrong. They have the government running it rather than the people living their own lives. And Italy is so bureaucratic, it's a disgrace. Quindi questo è il sistema su cui lavorare. Il paese è dei cittadini e il governo non deve interferire più di troppo. L'Italia è un paese tanto burocratico ed è una disgrazia. Ok? Yes, ok. Allora, Angelo, se vuoi fare un commento anche tu su questo. Sì. Io ho l'orgoglio di essere italiano, nonostante mi renda conto che in questo momento di grande difficoltà avere l'aspettativa di una soluzione che rispetta i problemi italiani venga dall'estero è veramente mortificante. I'm proud to be Italian, and I realize in this moment of big difficulty to have an expectation of a solution coming from outside the country, it's really bad. Con un'opera sapiente, con una strategia ben curata, hanno diviso il popolo italiano in due fazioni. With a very careful strategy, with a very in a very wise way, they divided the Italian population into two factions. Oggi l'Italia è sull'orlo di una guerra civile. Today Italy is near to the civil war. Oggi l'Italia è sotto una dittatura pericolosa. Today Italy is ruled by a dangerous dictatorship. Io sono l'esempio vivente, vittima di questa dittatura che nega anche il diritto all'opinione. I am the living example of this dictatorship that negates even opinions. Io sono un magistrato eretico, non vivo di dogmi e non mi sono bevuto il loro pensiero unico. E per questo sono un pericolo per il loro sistema. I am a heretic magistrate. I don't live of their dogmas. And for that, I really disappoint this system, and I've been pulled out. Io sono stato tra i primi a denunciare il sistema perverso che vi era all'interno della magistratura, di un'elite che governava insieme alla politica, la magistratura. I've been between the first to complain about the perverse system into the judge with the judge that was ruled by the politics, so the politics was ruling the judges. Mi sono battuto in questi due anni per difendere i diritti del mio popolo, per difendere la Costituzione, per onorare il giuramento che ho fatto entrando in magistratura, fedeltà alla Costituzione, al mio popolo e alla mia patria. Mi è saltato tutto quest'ultimo intervento, lo sento. Lo puoi ripetere, Angelo, per favore? Che mi sono sempre battuto per difendere i diritti del mio popolo. Per mantenere il mio giuramento di fedeltà
alla Costituzione, al mio popolo e alla mia patria. Mi sono rifiutato di? No, si è sempre battuto. He's always. I always fought to keep alive my. To keep alive my oath to my country. Yeah, he fought for the Constitution and for the right of the citizens. Hanno, in questo hanno cercato di condizionarmi, hanno cercato di mettermi il bavaglio, ma io mi sono rifiutato. In these actions they try to manipulate me and they try to silence me, but I always refused. E il 9 ottobre in una piazza del popolo di Roma con centinaia di migliaia di persone ho ribadito la mia fedeltà alla Costituzione e al popolo italiano. The 9 of October in a plaza with hundred thousand people, I underline again my guilty to the Constitution of Italy. Ma ho affermato che se dovevo scegliere fra le istituzioni e il popolo, avrei scelto il popolo, e pertanto reclamavo per quel popolo giustizia. Sorry, I made a terrible mistake. My fidelity, not my guilty to the Italian Constitution. And I claimed for the Italian people to have justice always. E reclamavo giustizia per i grandi crimini che i governi avevano commesso in danno della nostra gente. And I claim justice for the high crimes these governments committed towards our people. E aveva preannunziato che il popolo era contrario alle limitazioni e ai Green Pass e che quindi dava il preavviso di sfratto a coloro che occupavano abusivamente palazzi del potere. So I announced that the population was against this pass, and this was sent as eviction notice to those that are occupying the power places. So the power. Ma questo è stato ritenuto reato e illecito disciplinare. E sento un processo, sono stato sospeso dalle funzioni e dello stipendio. This has been considered as a crime, and so I've been disciplinary suspended from my function and from my wage. E mi è stato contestato la mia attività in difesa del popolo. I've been contested on my activity on defense of the people, in the people. E allora io che sento di essere un patriota, ma so che fortunatamente al di là dell'oceano ci sono più patrioti di me. And questo mi dà una speranza e un conforto. I feel to be a patriot. And I also feel that on the other side of the ocean there are a lot of patriots like me, maybe more than me, and this gives me a lot of hope. Io partecipo a questa intervista con il cuore carico di dolore, ma con una speranza che il mio interlocutore, che è un autorevole esponente della comunità italo-americana, comprenda che la sua patria è in pericolo. So I'm attending this interview with my open heart, feel of hearted, but filled with a great hope that my colleague will. E puoi ripetere l'ultima parte, per piacere. Comprenda che la sua patria è in pericolo. Ho il cuore colmo di dolore, ma anche di speranza, sapendo che il mio interlocutore è un autorevole esponente della comunità italo-americana. E che comprenda che la sua patria è in pericolo.
So I am attending this interview with my heart hearted, but also feel filled of hope, knowing that my interlocutor is a very authoritative person into the Italian American Foundation. Forse Simone non sente bene Giovanni, sì. Forse è meglio che traduci tu perché tanto. Volevo completare il mio discorso. Sì, mi dispiace. Practically saying that, mi ripeti l'ultimissima parte anche te Angelo, solo un attimo l'ultima parte del tuo interlocutore. Che è autorevole. Il mio interlocutore è un autorevole esponente della comunità italo-americana e io so che al di là dell'oceano avvertono il senso della patria e l'unione con il nostro Stato in maniera molto più forte rispetto a noi che la viviamo. Ok, so sorry, I'm translating because the interpreter doesn't hear properly. He's saying that he's talking to you, directly to you, that you are a very important figure in the US and in the Italian-American community, knowing that you, Italian-Americans, love Italy more than many other Italians. And throughout your help, we can try to prevent the dissolution of our country because we are witnessing the destruction, the total destruction, the very destruction of this beautiful country. Ho vissuto nelle comunità italo-americane il vero senso della patria. Mi commuovevo vedendoli con le lacrime agli occhi, quando in piedi, in assoluto silenzio, sentivano l'inno di Mameli. Ok, Giovanni, hai sentito? Vado io. No, ho sentito. And I lived in the Italian American communities and I really feel the Italian patriotism because when they was crying when they was hearing the Italian hymn. I nostri avi hanno scritto con il sangue la Costituzione italiana che era diventato modello di democrazia. Our ancestors had written with blood our Constitution that has become a model of democracy. E oggi in maniera surrettizia vengono negate le libertà fondamentali. Parlavo della libertà di opinione, ma quella Costituzione è stata e continua ogni giorno ad essere stuprata fino a stasera con l'ultimo Consiglio dei Ministri. And today, how to say in Simone, vai tu, non today ha sentito, altrimenti non ha senso che andiamo avanti. Today our constitution has been, let's say, raped, has been destroyed, even today with the last meeting of the government, you know, they meet up and they proclaim and they destroy our constitution, even tonight. Io sono vissuto col mito della Grande America, patria di democrazia. Vai tu o vado io? Sì, sì. I lived with the myth of the great America that was the mother of democracy. Yeah. Voi siete il cordone ombelicale tra l'America e la nostra patria. Voi siete quelli che siete in grado di trasmettere le nostre emozioni, i nostri sentimenti, la nostra cultura, la nostra audacia. E quindi in questo momento anche un appello. You are the inner connection between our country and America. You are able to transmit and deliver our feelings, our culture, and our will to fight this. Noi siamo legati da ragioni storiche, culturali, economiche, ma soprattutto da ragioni umane. Siamo legati dal vostro duro lavoro in America. Sono due nazioni legate da un unico cuore. We are linked between and within historical reasons and within human facts.
and but mostly these two nations are sharing their heart. I nostri governanti, insieme ai governanti di Francia e Germania, stanno lavorando per sfidare gli Stati Uniti e stanno lavorando per allontanare l'Europa dagli Stati Uniti. Our governments are with the Italian, with the France and German governments are working to challenge the US and to and the connection between the two states, Italy and the US, and to move away Italy from US. Il COVID è solo uno strumento per allontanare l'Europa dagli Stati Uniti e avvicinarla alla Cina. COVID is just a tool to move away Italy from US and to get it near to China. Il COVID serve a importare in Europa il modello cinese, che è distante anni luce dal nostro modo di essere. Il nostro modello è quello della democrazia americana. COVID deserves the Chinese model is implemented to take in Europe the Chinese model that is really far, is really, really far to the model of democracy that there is in Europe, that is the American model democracy. E io considero nemici del popolo questi governanti che stanno lavorando per il nuovo ordine mondiale. And I consider enemies of the people, these governments that are working for this new world order. Stanno indebolendo tutte le economie dei singoli stati proprio per agevolare il nuovo ordine mondiale. Un nuovo ordine mondiale a guida cinese. Stanno and they are weakening all the economies of the individual countries to promote the implementation of this new world order. Io sono un piccolo uomo che non ha grandi capacità, ma ha grandi ideali, e l'ideale della patria ce l'ho presente e non lo tradirò mai. I am a small man and maybe I don't have great capacities, but I have big ideals, and my ideals of patriotism won't never be betrayed. Ma so che sono uno strumento inadeguato e spero che il buon Dio che illumina il mio cammino e le mie scelte ci faccia trovare sulla strada i fratelli americani che capiscano che difendendo noi difendono la democrazia nel mondo, perché l'Italia è la prima linea di questo scellerato e tragico progetto del nuovo ordine mondiale. I know that I'm an inadequate tool, but I swear God to make me find on my way the American brothers, and that maybe can understand what happened in Italy. It's be the first step to fight against this new world order. E allora è importante che la tua voce libera e la voce libera di tanti italoamericani servano per denunciare all'opinione pubblica mondiale quello che sta succedendo in Italia. Noi questo ci aspettiamo da voi. So we expected that, and it's very important that your free speech and your free voice, it will be complained what's happening in Italy to all the American people. All right. Let me go back over some of the things. America's Constitution is dead. The freedom that you believe that was in America is gone.
Fammi tornare indietro di alcuni passi. La Costituzione americana è morta e la libertà che tu credi che ci sia in America non c'è. If again tonight at 6 p.m. Eastern time you go to my Gerald Celente YouTube and there's Judge Napolitano and the whole interview is about the death of our Constitution. E ancora, se vai sul mio canale YouTube, oggi ho pubblicato questa intervista con il giudice Napolitano riguardo questa situazione. The American people have no idea what's going on around the world. Gli americani non hanno idea di cosa stia succedendo nel mondo. The Italian Americans are a dying breed in America. Gli italiani in America, aiutami Simone. Sono una razza morente in estinzione. Sono una razza in estinzione negli Stati Uniti. Ok, Gerald, you can move. It's not the America. It's not the Italians that people believed it once was. It's gone. Non è più quello che credevate. È andato. È tutto andato. The most when I talk about Draghi or Cinque Stelle, the Lega, people have no idea what I'm talking about in America. They have no idea, and they could care less about what's going on and the loss of freedom of the Italians or anybody else because they've lost their freedom here. Quindi quando parlo di Draghi, 5 Stelle, Lega, non ho nessuna idea, quindi non si interessano di quello che sta succedendo, come del resto, di quello che sta succedendo, la mancanza di libertà che sta succedendo in Italia e nel resto del mondo, come del resto, non si interessano della stessa mancanza di libertà che sta avvenendo per loro qui. The globalists have taken over America. I globalisti hanno preso il controllo dell'America. Merger and acquisition activity last year was the biggest on record. Merger, you said merger. Le fusioni e le acquisizioni sì, di. Le fusioni, le operazioni di fusione e di acquisizione ad alto livello hanno raggiunto il top l'anno scorso negli Stati Uniti. The billionaires, the Buffetts, the Gates, the Bezos, the Musks, the billionaires got $360 billion richer last year. I vari milionari, Gates, Musk e tutti quanti, sono diventati 3 miliardi di dollari più ricchi lo scorso anno. 3.000 miliardi. 3.000, no. Stock buybacks were at an all-time record. Le borse sono arrivate a dei livelli record di profitto, ecco, dalle borse. Median household income had its biggest decline in 2020 since they've been tracking the data. Il più grande come si non so. Beh, i media sono crollati in poche parole. It cost $354,000, $354,000 to buy an average home in America. Una casa mediamente costa 350, una casa media in America costa $354,000. People can't afford to buy them, they're moving into apartments. Le persone che non possono comprarsela dovranno andare al parco. All the small businesses are going out of business
And the big ones are getting bigger. I più grandi stanno diventando sempre più grandi, i più piccoli stanno andando sempre più in bancarotta. So this isn't the amount we could. The best that I can see again is putting in contact with the people that can help the most, and it's not the Italian American society. They could care less about what's going on in Italy, and they know nothing about what's going on in Italy. I'm a member of the group, and I can tell you this firsthand. Quindi io sono membro del gruppo italo-americano e posso dirti che non è questo il gruppo più adatto perché non si interessano di quello che sta succedendo in America. Però sì, posso metterti in contatto con persone che contano. And not only that, Italy has become one of the least attractive places now, according to the data that just came out, where people want to go for tourism. E quindi, d'accordo con i dati, adesso viene fuori che l'Italia è uno dei paesi meno attrattivi da visitare per turismo. So the only way that I see this to happen is, again, what we can do in America is I could put him in contact with the people I said that are the voices of freedom. But as I said, it has to be a new political movement. And it has to be a people's movement. And the phrase is very, very, very clear. Italy for the Italians. How dare you tell me that I should be somebody else's culture? And what the judge is saying about China, America's responsible for China taking over the manufacturing of the world. It happened under Bill Clinton. Okay, here please. So, come ho detto, sì, posso metterti in contatto con persone che contano, ma c'è bisogno di un nuovo movimento politico, c'è bisogno di che l'Italia venga data agli italiani. E per quanto riguarda la Cina, il discorso della Cina, sicuramente l'America è responsabile di aver lasciato che la Cina si impadronisse della produzione manufatturiera del mondo, e questo è avvenuto con Bill Clinton. So in knowing what China's done and knowing what they're doing, it is they have what they call a dual circulation policy. Dual? Circulation policy. Quindi sapendo quello che hanno fatto e quello che faranno, c'è una nuova duale politica di circolazione. Sì. What it means is that yes, they're going to rely on exports. Quindi significa che sicuramente andranno a fare affidamento sulle esportazioni. That's one part. The second part is made in China. To get the people to buy, listen to, dress in the style of China. La seconda cosa è fatto in Cina, è portare le persone a comprare, a vestirsi, alla moda, allo stile cinese. So a foundation of the new movement in Italy should be self-sustaining Italia. Quindi la fondazione del movimento in Italia dovrebbe essere di un'Italia autosostenibile. Made in Italy, manufactured in Italy, bought in Italy. The Italian people have to support each other. That's what the Chinese are doing. Italy has the human and natural resources to be very self-sustaining. Quindi il moto deve essere fatto in Italia, fabbricato in Italia e comprato in Italia. L'Italia ha tutte le risorse umane e naturali per essere autosufficiente. Ok,
Io vorrei fare una sola domanda prima di chiudere a Gerald, perché ci ha descritto gli Stati Uniti un po' come è una visione un po' cupa degli Stati Uniti, però qui arrivano informazioni che, ad esempio, stati come la Florida, come il Texas, come l'Oklahoma, che mi sembra che non abbia mai fatto veramente un lockdown, stanno contrastando questa follia che arriva dal governo federale di Washington. Voglio chiedere, la Florida non potrebbe essere un po' il terreno per una cosiddetta reconquista della libertà? So let me do a question, and maybe in Italy we have some different news about some particular US country that are terrain states or that are terrain of different politics like Texas, Oklahoma, and Florida. And won't be Florida the perfect terrain to have another reconquista of human rights of the situation? I'm sorry, I don't understand the question. Can Florida be the state which can start a regain of power by the people, because Florida is free now, and it seems very, very in very contrast against the federal government. So can Florida be able to set an example for the whole United States and be the fire starter of freedom? No, they are only in the states where they want it. In New York, where I am, freedom is gone. The new mayor just dictated the old mayor, de Blasio, whose real name is Warren Wilhelm Jr. Did you know that? Yeah, we know. Anyway, Warren Wilhelm Jr. had a mandate. Again, when I say there's no constitution, his mandate is that every private employer must have all the workers vaccinated. The new mayor just approved it. Giovanni, vuoi tradurre? Quindi sì, questo potrà essere vero forse negli stati dove lo vogliono, però sicuramente non a New York. Non so se conosci Warren William Jr., se ne sbatte della Costituzione, e ha fatto questa legge per cui tutti i lavoratori dei privati devono avere la vaccinazione completa. So it's each state will do what they want, but most states won't. Very few will. It's not a united movement, it's a divided movement. And go on. Quindi ogni stato potrebbe fare quello che vuole, però in realtà non lo fa. E non è un movimento unito, è un movimento diviso. But the person that you should be in contact with is DeSantis of Florida, because he's Italian. Ma la persona con cui ti metterò in contatto è DeSantis. Aspetta, let me clear. What did you say? You're going to. We should be in contact with Ron DeSantis. You should be in contact with is okay. DeSantis okay. In Florida, because he's Italian. Okay. And I'm going to tell you the other part of him too. He's a phony as well, because Florida has a very big Jewish population. And he's totally pro-Israel, and he keeps selling it over and over again. So he's a politician like the rest. But he would be a good contact, because if you get, we want to do it the Florida way in Italy, that would be a good connection. Would you be able to put us in contact with Ron DeSantis? I don't know, but I'm going to try, and I'm just coming out with this as we're thinking okay. Now, and I'm trying to see who knows him that I could get him to. Thank you. So that would be a good one. It would be fantastic. So let me translate very quickly. Praticamente ha detto che potrebbe metterci in contesto. Gli è venuta in mente la figura del governatore di Ron DeSantis,
e vorrebbe provare a metterci in contatto con Ron DeSantis. Ora deve provare a capire come metterci in contatto con lui, perché potremmo prendere spunto dal modello Florida e provare a portarlo qui in Italia, anche se ha detto che è un po' fastidioso, come è un politico, quindi c'è poco da fidarsi, e nonostante promuova la libertà nel suo stato, ecco. Ok, you can go on, Gerald, if you like. Grazie. Yeah. Ok. Io voglio ringraziare entrambi, sia Angelo che Gerald Celente, per questa intervista e per tutto il supporto che Gerald Celente ci sta dando. Lo voglio ringraziare veramente di cuore. Giovanni, I want to thank to really thank Gerald Celente and Angelo for this interview, and a really special thanks for Gerald Celente to all his support that he's giving us. Spero che ci sarà un giorno in cui potrò ringraziarlo di persona. I hope that one day I could thank you personally. E ribadisco, per me è un conforto sapere che ci sono italiani autentici come lui all'estero, e la mia speranza non è perduta. And for to me it's very comfortable to know that there are Italian people living in foreign countries like you. No, thank you. Grazie mille a tutti, e vi auguro un buon pomeriggio a te, Gerald, e una buona serata ad Angelo. E grazie. Giovanni. Thank you very much. Grazie a tutti. Thank you. Bye. Have a nice day. Ciao. Grazie.